L'importanza del riposare. Una fondazione americana che svolge ricerche sul sonno, la National Sleep Foundation, ha idealizzato, in base allo stile di vita medio del cittadino americano, le ore di riposo ideali secondo le fasce di età. Ricordo che dormire è un'attività necessaria a noi esseri umani e non deve essere vista come un vizio. Quando riposiamo, infatti, rigeneriamo tutto il nostro corpo psicofisico, anche se il nostro organismo continua a funzionare, pur se in maniera più lenta e diversa. Il cuore, ad esempio, ha battiti meno veloci ed il cervello, pur avendo stessa vitalità, viaggia su frequenze differenti. Non bisogna, a mio parere, pensare di perdere tempo dormendo, ma bisogna evitare di stare nel letto a pensare, ad esempio, quando ci si è svegliati e non si ha più sonno. Accortezze per evitare la sonnolenza sono un'alimentazione a base vegetale tendenzialmente crudista e l'esercizio fisico che portano a riposare il necessario e bene. Ritornando allo studio della fondazione, le ore medie identificate per fascia di età sono le seguenti: da 0 a 3 mesi 14-17 ore, da 4-11 mesi 12-15 ore, da 1 a 2 anni 11-14 ore, da 3 a 5 anni 10-13 ore, da 6 a 13 anni 9-11 ore, da 14 a 17 anni 8-10 ore, da 18 a 64 anni 7-9 ore e dai 64 anni in poi 7-8 ore.